Approfittiamo del ritiro estivo qui a Pinzolo per conoscere meglio, visto che durante l'anno è sempre impegnatissimo in trasferte e ovviamente per quanto riguarda la nostra cucina ad Appiano Gentile, il nostro chef Giulio Lombardoni. Ciao Giulio, benvenuto. Ciao. È difficile farti parlare? Un po' sì. Un po' sì, però siamo rilassati in una location perfetta per conoscere un po' meglio la parte che riguarda l'alimentazione, la curiosità e come viene organizzata una trasferta della squadra. Io però, come prima cosa, ho una curiosità. Un cappello da cuoco. Ti piace? Sì, vabbè, questo direi è quello di che sì. Si vede. Sì. Voglio sapere quando hai deciso di diventare chef. Chef non è, cioè non decidi proprio di diventare chef. No, non è come da bambino che uno ha una passione. No. Cioè diventare cuoco sì, poi chef è un percorso, cioè arrivare ad essere uno chef vuol dire seguire un percorso e arrivare ad esserlo. E tu quando hai deciso che il tuo lavoro era stare tra i fornelli? Boh, mi è sempre piaciuto, ho avuto sempre una passione fin da piccolo. Poi ho avuto il nonno che faceva lo chef e quindi forse è stato lui che mi ha, non condizionato, però mi ha trasmesso questa voglia di fare il cuoco. Tu sei uno che assaggia quando prepara i piatti? Sì. O fa assaggiare magari a chi gli sta intorno per avere un parere, un conforto? Assaggio e sei critico? Abbastanza, e poi faccio assaggiare altri perché giustamente mi serve un parere, come si può dire, che non sia tuo, dici, sì, personale, per capire. Io posso dire che ogni tanto assaggio le cose che prepari, svegliamo, sì. Sono una di quelle che assaggia molto volentieri ma si fida di quello Grazie. Che il nostro Giulio ci cucina quotidianamente. Approfittiamo, visto che siamo a Pinzolo, questa è un'immagine della squadra che si allena, per raccontare anche un po' com'è un ritiro, come si organizza il pasto degli atleti fuori casa. Partiamo da qui perché poi ovviamente bisogna adattarsi anche alla cucina del posto tante volte. Sì. Qui com'è? Qui, vabbè, siamo anche nei primi giorni di ritiro, certo. Cioè nel sì, preparazione. Quindi rispetto magari agli altri giorni dell'anno non ci sono i dolci a pranzo, non si mette l'affettato nella bresaola, il crudo, né il formaggio grana. Ovviamente si sta molto più attenti, sì, essendo l'inizio della preparazione. Questi però sono alimenti che poi invece durante l'anno si ritrovano, sì, nella, sì, sì, dieta, diciamo così, nel menù di un campione. E poi immagino si sfrutti molto anche il prodotto locale, cito la frutta magari, che è quella... Quasi la mela, la mela trentina, infatti c'è stato fatto lo strudel, che è una cosa che apprezzano. Quindi quello, il dolce, si può, sì, lo strudel di mele, lo concediamo mele, sì, in ritiro. Ti dicevo questo perché partiamo da quello che è il nostro ritiro qui nel Trentino, per arrivare per esempio a un'immagine di qualche anno fa invece, quando si andava negli Stati Uniti. Com'è organizzare la cucina, gli aiutanti, immagino, perché ovviamente non sei solo a occuparti, no, di tutti. Vabbè, ho sempre l'aiuto dello staff dell'albergo in cui andiamo. Sì. Organizzare una trasferta magari all'estero è un po' più impegnativo, certo, rispetto che l'Italia, quindi ci si mette in contatto con lo chef magari via mail anche 3 settimane prima del nostro arrivo per poter trovare determinati prodotti e comunque cercare una buona qualità. Certo, che vada bene, che sia in linea poi con quello che solitamente viene mangiato qua. Penso di sì, sì. Senti, ma è difficile gestire anche un gruppo di lavoro che non è il tuo, con una cultura anche diversa, no? Perché negli Stati Uniti con la cucina magari non è proprio il loro piatto forte. Sì, direi che non è forse il difficile, non è difficile gestire il gruppo, perché alla fine in qualsiasi posto in cui siamo stati ho sempre trovato gente molto molto disponibile anche, sì, sì, nel collaborare, però appunto, ci sono i metodi, ecco, di cucina, quello, sono infatti diversi, quindi determinate cose devo per forza farle io. Tipo la pasta magari, giusto, quello sì. Che è quello che all'estero, sì, un italiano si accorge subito che,
che non è come deve essere fatta, quindi lì c'è un grande affare. Stati Uniti, realtà totalmente diversa, siete stati anche ospiti e lo testimonia la fotografia di uno dei programmi più famosi in tutto il mondo, perché c'è nei vari, nelle varie nazioni, sì. MasterChef. Allora, innanzitutto raccontami com'è stato, se è stato divertente, com'è partecipare a un programma televisivo. Bello, direi che è stato veramente una bellissima esperienza. Poi avevo due assistenti assaggiatori e Luca, di tutto rispetto. Sì. E in pratica questi 8 aspiranti chef avevano preparato del pollo alla cacciatora in stile indonesiano e noi dovevamo appunto assaggiare e dare un giudizio su questi piatti. Senti, ma com'era? Sincero, tanto non ci sei. No, 6 su 8 direi per noi non mangiabile, brutto. Non coniglio alla cacciatora. No, ecco. Però non era il coniglio alla cacciatora. No, 2 però erano buoni. Buoni. 2 su 8 sì. E cos'è che avevano messo nel coniglio alla cacciatora? Se io sono curiosa, voglio sapere gli ingredienti, così magari se Hanno anche 2 appunti. Peperoni, funghi, melanzane, una sorta di caponata abbastanza piccante. Leggera, sì. leggera. E invece com'è stato dal punto di vista della trasferta, il cibo, organizzarsi con l'idea che hanno poi loro di cucina? Tipo, tanto pesce c'era? O no? Riso? Riso, quello sicuro. Riso? Andiamo sul sicuro. Pesce? Pesce poco? No, ma anche magari del pesce locale, che secondo me non era molto, cioè non era del ideale per appunto per uno sportivo. Però nel senso, anche lì ho trovato molti dei prodotti di buona qualità. Ovviamente poi tu prendi anche delle idee, immagino, sì. No? Ogni volta che vai in giro, di là poi di quello che è il piatto da presentare alla squadra, ma immagino anche per arricchirsi, insomma, professionalmente, sì, direi per che conoscere tanto. Ma te li chiedono alcuni che tornano da piano dei piatti che magari hanno mangiato, delle cose un po' stravaganti? Chiedere magari no, però ogni tanto cerchiamo di, sì, di magari rivisitandoli in stile italiano, qualcosa comunque viene fatto. Foto che ho scelto della Champions League, perché voglio sapere come ha vissuto quella giornata, quella serata, quella nottata, l'alba, il nostro chef. Forse da non lo so, ho cominciato a sentire la tensione della partita quando siamo arrivati allo stadio, quindi non essendo un giocatore, quindi prima non ho sentito così tanto. Poi comunque eri impegnato nella preparazione in cucina. Poi vabbè, è stato penso una cosa, cioè, stupenda, sia per tutto gli interisti e soprattutto per la squadra. E quella notte sulla panchina c'era José Mourinho. Questa è una foto tua che sì. Ci hai regalato dal tuo album personale dei ricordi. Che rapporto avevi con lui? Direi un buonissimo rapporto. E lui ti chiedeva un piatto in particolare, tanto adesso possiamo dirlo. In particolare, di particolare no, però quando lui mangiava da piano, cioè quasi tutti i giorni mangiava da piano, e lui piaceva molto mangiare una sorta di piatto unico, quindi il riso, della carne o il pesce, comunque la carne rigorosamente saltata con aglio, cipolla. Che è un po' della cucina portoghese, sì. Perché quando si va in Portogallo c'è questo abbondare di cipolle e delle uova, sempre. O strapazzate o fritte, comunque. Insomma, abbiamo conosciuto qualcosa in più. A proposito di allenatori, una foto di San Siro, perché è la casa non solo della nostra Inter, ma anche degli allenatori. Ti chiedo dei commenti rapidi sugli allenatori che abbiamo avuto negli ultimi anni, sempre ovviamente dal punto di vista culinario, se ti ricordi, perché ovviamente ogni giorno c'è talmente tanta gente da piano. Ti dico Leonardo, c'era una cosa che mangiava in particolare? Ti ricordi, che ti viene in mente? Di Leonardo. Leonardo classico sì. Brasiliano. No. Forse gli unici. Ecco, gli unici che magari ti chiedevano qualche variazione. Tre. Vabbè, Mancini, Mourinho e Ranieri. Che cosa chiedevano?
Beh, Mancini sicuramente la bresaola julienne e del grana grattugiato a mano il giorno della partita per condirsi la pasta. Poi sappiamo che insomma il mancio, sì, in quanto a scaramanzie e rituali era... Sì, era... Vabbè, Mourinho l'abbiamo detto prima. Detto? E Ranieri i carciofi. Tutte le volte che avevamo carciofi in casa o l'insalata di carciofi era o carciofi alla giudea, sì, sempre i carciofi. Il nostro mister invece possiamo svelare qualcosa senza che ci tirino poi le orecchie. Mister... Beh, si la... affida a te? No, penso volta... il piatto che mi ha chiesto di... più di sovente è stato è la bresaola, carpaccio di bresaola con scaglie di grana e condito olio e limone. Quindi ovviamente, sì, sempre in linea con quello che è il menù, sì, del nostro prof Combi, perché sì, con lui bisogna coordinarsi, perché essendo il responsabile del nostro staff medico di un atleta, ovviamente è il tuo interlocutore, sì, ogni giorno al lavoro. Ogni giorno, tutte le mattine, mi confronto con lui per quello che è il menù del giorno. E poi vabbè, penso che sia la persona che mi ha introdotto e mi abbia insegnato di più nell'alimentazione di uno sportivo, che mi sta insegnando e mi sta insegnando. Sì, per uno cuoco, uno chef, insomma, che è abituato magari a lavorare in un ristorante dove non si badano alle calorie, sì, ecco, no? Direi di sì. Si bada alle calorie, quindi uno può sfogarsi, sbizzarrirsi. Lì invece sei in un contesto in cui diventa fondamentale. Sì, perché... infatti mi ha dato tanto, cioè nel senso, mi dà e mi ha dato tanto in questo senso, in come poter cucinare al meglio un piatto per uno sportivo. C'è un periodo dell'anno in cui cambia un po' il menù, nel senso si può dare qualcosina in più al giocatore o... tendenzialmente non no, è mai variabile, no, sempre in durante, linea. Da quando inizia a quando finisce una stagione è sempre lo stesso. Arriviamo un po' alla curiosità dei giocatori, anche questa è una foto cui ci tieni tanto, vedi che il cappello ce l'hai, sì, da chef, qui l'hai messo, non l'hai portato oggi, te l'ho fatto vedere io, con Andrea Ranocchia che è un ottimo cuoco, lui si definisce un grande cuoco, esperto di piatti tipici con il pesce. Tu l'hai mai messo alla prova, Andrea? No. Andrea no, però è un buon una buona forchetta, quindi quando c'è qualcosa di nuovo e viene e lui si ferma a mangiare da piano e lo propongo sempre, cioè gli propongo di provarlo, darmi lui, il suo giudizio. Insomma, sì, ti fidi, no? Sì, del, di lui sì. Del parere di Andrea, che tra l'altro è sempre in perfetta forma, non ha sì, problemi di linea, quindi beato lui che può assaggiare. Richieste particolari invece, ti cito per esempio magari Yuto Nagatomo, che ha una cultura totalmente diversa, mi sembra che si sia integrato alla grande con la cucina sì, italiana. All'inizio era solo riso e pollo o riso e filetto di manzo. Adesso... azzarda. Sì, mangia un po' di tutto, sì. Quindi anche lui è entrato ormai. Ultima foto è quella del presidente Moratti, perché insomma volevo sapere da te il tuo rapporto con lui le volte che viene ad Appiano, insomma come vivi questo legame. Come posso... penso sia una bella persona e penso sia il... cioè come presidente penso che non... non ci sia nessuno. Non ci sia nessuno, lui. Così. Infatti quando tu mi hai detto una bella persona... credo sia la definizione più giusta nel definirlo, no? Perché poi lui è così, insomma è il presidente dell'Inter, ma è anche una persona assolutamente normale che ti mette a tuo agio. C'è qualcosa che ti chiede lui in particolare quando viene a trovarci ad Appiano Gentile? Ma quando quando viene, di solito la sera del ritiro, se c'è il ragù, mangia la pasta con ragù o lo stinco, se no penso gli piaccia il minestrone. L'ultima cosa che ti chiedo è qual è il piatto che ti riesce meglio in cucina, ovviamente. Direi il risotto alla parmigiana. Ma è uno di quei piatti che è prevista nel menù dei campioni? Sì, di solito sì, comunque è il piatto preferito della maggior parte di loro. Ecco,
mi è venuta in mente un'altra cosa. Quando si gioca alle 12.30, com'è organizzare la giornata così presto? E soprattutto che cosa si prepara? Beh, loro fanno una sorta di pranzo-colazione. Quindi hanno il menù della colazione, il buffet della colazione normale, e più hanno pasta, petto di pollo, paiarde. Quindi quello che solitamente si mangia all'orario di pranzo viene integrato con la colazione. Grazie Giulio. Grazie a voi.